Mio nome è Leonardo Barceló, sono consigliere comunale a Bologna dal gruppo dei Democratici di Sinistra e devo dire che questa proposta di legge fatta dal gruppo di Alleanza Nazionale, la legge 2244, che purtroppo sarà discussa proprio a questi giorni, fra poche ore, l'11 gennaio, è una legge che effettivamente ha, per fortuna, mosso la cittadinanza di Bologna. Diversi giovani e scuole si sono riuniti, anche ieri c'è stata una visita al Sacrario da parte di alcuni amministratori, di ex partigiani, ma soprattutto da giovani e di persone che tengono a cuore un qualcosa di veramente vergognoso per la storia d'Italia, perché questo progetto di legge, come dicevo prima, presentato dal gruppo di Alleanza Nazionale, in solo due articoli vuole veramente cancellare la storia della resistenza, la storia che ci ha permesso anche oggi avere diverse posizioni a livello della politica italiana, ma grazie all'impegno dei partigiani, all'impegno dei resistenti, all'impegno di tante persone che diedero anche la loro propria vita, oggi noi possiamo godere di democrazia. Perciò l'anno scorso, proprio il 13 aprile, ho presentato un ordine del giorno a nome del gruppo della maggioranza che si trova oggi in Palazzo da Curzio, proprio per chiedere ai nostri parlamentari della regione una ferma posizione politica per non permettere che questo progetto di legge possa venire a avere un risultato positivo. Purtroppo questa maggioranza che governa oggi l'Italia ci sta abituando a promuovere e a portare avanti delle leggi che non aiutano assolutamente a una convivenza civile. Questa legge credo che veramente nel caso in cui sia votata sarà un qualcosa di cui i democratici italiani ci dovremmo vergognare. È una maggioranza che governa attualmente il Paese, che a colpi di maggioranza sta anche cercando di riscrivere la storia italiana. Perciò da parte mia e da parte dai gruppi di maggioranza del Consiglio Comunale io esprimo la mia più ferma solidarietà all'Ampia, ma soprattutto credo che debba essere una solidarietà a tutto il mondo democratico. Io mi immagino un insegnante che oggi dovrà insegnare nelle scuole che cosa ha significato la resistenza, che cosa ha significato il periodo tra il 43 e il 45 e che dovrà ai suoi ragazzi, ai suoi studenti, spiegarle che era lo stesso essere dalla parte della libertà che essere dalla parte di chi è stato alleato dal nazifascismo. E questo effettivamente è la vergogna di questa proposta di legge in cui si sta cercando di non responsabilizzare assolutamente le scelte delle persone e a dire che una scelta vale l'altra. Credo che effettivamente è stata coniata in un'iniziativa fatta proprio dagli amici dall'Ampi e l'Ampia ieri che non si può cercare di dire che la pacificazione dell'Italia significa la parificazione, che un'azione valga un'altra, che aver lottato per la libertà o essere stato assieme al nazifascismo sia lo stesso. Io veramente credo di poter esprimere l'opinione larga della città di Bologna, medaglia d'oro alla resistenza, che questa proposta di legge già è una vergogna e vorrei anche chiedere cosa fanno i rappresentanti delle forze politiche che oggi sono nella maggioranza, alcuni di loro si sono sempre chiamati all'antifascismo, veramente, adesso sono alla prova, non possono essere schiacciati dalla posizione di Alleanza Nazionale. Se lo fanno, credo che veramente sarà un'azione che le riempirà di vergogna. Mi chiamo Tartarini Aldina, sono di una famiglia del tempo dei perseguitati politici. Quindi è inutile che vi racconti delle storielle, se posso voler bene io ai fascisti o eccetera, vero?
Abbiamo combattuto sempre, quando è venuto il momento clou, io sono andata coi partigiani. E coi partigiani fino all'ultimo giorno, il giorno della liberazione, quando sono arrivati i polacchi a Bologna, io ero proprio in Piazza Maggiore, che là ho conosciuto il nuovo sindaco Dozza, che non me lo dimenticherò mai, talmente è stato un uomo eccezionale, umile, bravo, tutto quel che si può dire, fa niente, sorvoliamo. Io mi ricordo solo un particolare, che non era che abbia fatto, io non ho fatto delle grandi cose da mettere sul giornale, però ho rischiato la vita tutti i giorni, perché in casa mia mi avevano messo un pilota americano che era caduto con l'aereo e l'ho tenuto nascosto in casa mia. Lui non sapeva l'italiano, immaginatevi se io sapevo l'inglese. Andavamo a segnali, poi ci spiegavamo quello lì come si chiama in italiano o in inglese, per poterci capire un po'. Abbiamo mangiato quel che potevamo perché non avevamo niente per nessuno. Poi ho tenuto nascosto 2 o 3 perseguitati politici che mio cognato è stato un pezzo grosso della resistenza. Li avevano fatti scappare dal carcere qua nostro, come era chiamato, il nostro carcere. Non me lo ricordo neanche più. San Giovanni Monte, molto bene. E poi me le hanno nascoste in casa, sotto al divano avevamo tutte le armi e un bel giorno, chissà, qualche spiritoso avrà avuto qualche sentore che sotto di me ci stava un fascista, io lo sapevo bene, diceva sento sempre dei passi in casa tua. Io provavo a dire delle bugie sorridendo, ma non tutti ci credevano. Un bel momento vedo arrivare tutti i tedeschi, tutto attorno, io stavo in via Timavo, avevano preso di mira il centro dove abitavo io. Insomma, si sono messi a venire su, fino al piano di sotto, poi non so, qualche cosa ci sarà stato, perché si sono fermati prima di bussare alla mia porta. Noi eravamo in 4 in casa, abbiamo deciso cosa facciamo. Se ci prendono, ci uccidono, tiriamo fuori le armi da sotto al divano e vendiamo cara la pelle. Siamo stati fortunati, in tutti i modi, non sempre siamo stati fortunati, perché dei amici miei carissimi, cominciando dall'Irma Bandiera, che eravamo amiche, insomma, io mi ricordo la fine che le hanno fatto fare, che è stata una cosa che non lo so come si può essere tanto malvagi, tanto cattivi, l'aveva ridotta irriconoscibile. Poi ero una grande amica della Gianna Tarossi perché abitavamo vicino a casa, avevamo la stessa età. E tant'è vero che io le prime cose che non sapevo ancora che c'era il gruppo dei partigiani, fu lei che mi fece andare assieme, andammo in Certosa nel campo degli ebrei, che non si poteva andare quando c'era il fascio. Io e lei portammo un mazzo di fiori nel campo degli ebrei e poi dopo facemmo una dimostrazione per vedere di tirare qualcuno dalla nostra parte, che volevamo del sale. Mi ricordo che passavamo tutti in gruppo, vogliamo il sale, perché allora il sale era una cosa che non c'era ed è necessario, oltre che mangiavamo poco e male, anche insipido era il massimo. Insomma, ci eravamo tirati dietro una gran mucchia di donne che facevano la coda con le tessere. Dicevano, venite con noi che andiamo a prendere il sale. Non sapevamo neanche che cos'era noi andare a prendere. Insomma, arrivavamo davanti alla manifattura tabacchi. Come arrivavamo là, c'erano tutti i fascisti là già in fila. Che, non so, ecco, qualcuno è stata presa, qualcuno è scappata. Io mi ricordo che sono andata a finire in mezzo a una casa bombardata. Mi sono trovata fra le pietre, ecco, non mi ricordo neanche che mi hanno buttato, che ci sono andata io. Talmente erano momenti tragici tutti per noi. E poi dopo abbiamo avuto anche altre, mi ricordo una volta, 2 miei compagni di battaglia, che credo siano mancati da poco, uno si chiamava Satana e l'altro Barca, che uccisero un pezzo grosso del fascio che usciva dall'albergo Il Majestic, lì in via Indipendenza. Loro erano in bicicletta e non sono mai riusciti a prenderli. Poi un'altra volta mio suocero, poveretto, aveva un orticello lì che coltivava 2 radicchi. Un giorno corre da me, Aldina, corri, corri, corri. Di cosa c'è? C'è un morto sotto il letame che io ho fatto mettere per fare l'orto.
Era un tedesco che dopo poi me l'ha spiegato. Era evaso perché i tedeschi cominciavano ad andare male. E allora voleva venire coi partigiani per rubare, così diventava ricco. Ma perché cosa ci aveva preso? Per dei ladri? In tutti i modi, lì l'hanno fatto presto, l'hanno fatto fuori, poi l'hanno nascosto nell'orto di mio suocero, solo che sono arrivati tutti i tedeschi, tutti i fascisti, volevano sapere qui, volevano sapere là. Cosa sapevamo noi? Noi anche l'avessimo saputo, domani li imparavano, vero? Poi insomma ci sono tante cose, tanti particolari che sembrano piccole cose. Un altro mio compagno che si chiamava Pessi, lo trovammo morto, sempre lì in via Timavo, che l'aveva massacrato, perché abbiamo pagato anche noi il nostro contributo ben bene. I fortunati lo possono dire, gli altri si sono sacrificati per noi. Quindi attenzione ragazzi, la vita è quella che è, ma la resistenza è quella che abbiamo fatto noi, che nessuno ci dava una lira, che nessuno ci aiutava. Loro facevano presto a fare la resistenza, avevano tutto. Poi adesso cosa vogliono, anche venirci a prendere? Non ci pagano neanche noi come veri partigiani, perché noi abbiamo fatto 2 anni e mezzo, 3 anni di partigiani. Io non lo so, ma metà della gente non sa neanche che ci spetterebbe un contributo dallo Stato nella pensione. Perché io sono riuscita ad avere 6 mesi della pensione, ma io ho un certificato fatto dal Presidente della Repubblica di un'onoranza che io ho fatto 2 anni e mezzo la partigiana, non 6 mesi. E adesso vogliono venire loro a prendere i soldi della pensione? Chi viene da me? Glieli insegno io cosa devo dire. Essere equiparata ai cosiddetti repubblichini di Salò come partigiana, che effetto le fa proprio dal punto di vista emotivo, dal cuore? Che cosa le viene da dire? Non vorrei che mi venisse un infarto. Talmente una cosa assurda, una cosa impossibile. Beh, ma che cosa voglio dare a della gente che ha sfruttato il popolo italiano, che l'ha massacrato, che ci ha ridotto in miseria per andare col suo bel Hitler? Ma cosa sperano? Io non so, ma siamo arrivati a un punto che qua qualcuno bisogna che si svegli, eh? Cominciamoci a svegliare un pochino tutti, perché qua è una cosa impossibile andare avanti così. Io sento a una cosa così, mi sentirei di tornare nei partigiani, glielo dico proprio francamente, ecco. Prima di tutto io vorrei ringraziare i giovani che oggi hanno fatto delle ricerche alla resistenza italiana, e ringrazio anche voi che fate questa ricerca. Però non è sufficiente fare delle ricerche un giorno e poi lasciare perdere, bisogna continuare. E se abbiamo avuto un difetto e che parliamo dopo 60 anni noi di queste cose, abbiamo un po' sorvolato i valori della resistenza. Io voglio ricordare perché nasce la resistenza italiana, perché abbiamo avuto il ventennio fascista. I giovani devono sapere che il fascismo prese il potere massacrando i lavoratori, bruciando le camere del lavoro, incarcerando gli antifascisti, ha fatto delle guerre di rapine per diventare una grandezza nazionale del nostro paese. Invece è caduto nel 1943, all'8 settembre. Perché io divento partigiano? Perché nasce la resistenza italiana? Perché nascono i corpi volontari della libertà? Perché nasce il comando unico dell'Emilia e Romagna? Allora c'era una scelta da fare. Io l'ho fatto perché io vivevo in una famiglia di 34 persone e avevo dei miei parenti e cugini in casa che erano stati già in carcere per attività del fascismo.
Io faccio la scelta di andare prima a Montefiorino, dove si crea la prima Repubblica Italiana liberata dai partigiani. Eravamo in 18 nel 1943, in pochi mesi la resistenza e le brigate diventano migliaia, sotto il comando del generale Armando Ricci, un montanaro che dirigeva. Durante la liberazione della zona abbiamo anche costruito i primi sindaci, cioè la prima Repubblica era liberata e avevamo fatto anche le amministrazioni dei comuni. Poi nel 1944, il 24 agosto, i tedeschi chiedono se noi davamo una strada per andare al fronte, cioè una strada libera perché loro potessero passare in mezzo al nostro territorio. E noi abbiamo detto di no e loro sono venuti su in preponderanti forze, 60.000, abbiamo combattuto per 5-4 giorni e poi ci siamo sganciati. Una parte passa al di là del fronte, attraverso il Monte Penne e a Passo del Lupo. L'altra parte viene giù in città. E io sono uno di quelli che viene prima al mio paese, a Bazzano, dove si costruisce la 63ª Brigata Bolero, e poi sono ricercato, che avevo una taglia di 1 milione e 1 chilo di sale, come diceva la compagna prima, che il sale era come l'oro. E da lì mi devo spostare e vado a Modena nella 65 Brigata GAB di Modena, una delle brigate più numerose dell'Italia. Eravamo circa in 1500, armati bene, e tutta la zona modenese era la quinta zona GAB dove io dirigevo. Allora lì qual era il mio compito? Il mio compito nel 1945, giorni della liberazione, era l'obiettivo, liberare l'Accademia di Modena, dove c'erano gli istruttori dei militari, degli ufficiali e così via. Allora lì, per entrare dentro all'Accademia di Modena, abbiamo 8 morti partigiani. Io sono stato, siccome che ero un comandante partigiano, per 15 giorni comandante dell'Accademia di Modena. Così per struttura, perché non c'era più niente. Però dentro all'Accademia c'erano dei grandi beni, dei grandi patrimoni che poi i partiti, il CVL, se ne è impossessato. Dopo 15 giorni vengono i carabinieri, prendono le sorti dell'Accademia di Modena. Io volevo anche dire questo. Perché abbiamo vinto? Perché la resistenza è riuscita a liberare l'Italia? Perché noi avevamo un'adesione dalle masse operaie, dai contadini, dagli intellettuali. Quindi avevamo una forza che ci aiutava. E le donne sono state in prima persona, perché sono quelle che portavano le armi, che portavano i comandi, perché portavano i messaggi alle forze partigiane. Quindi anche le donne hanno avuto un ruolo molto importante. E quindi se noi siamo riuscite
a liberare il paese è perché abbiamo avuto l'adesione attraverso gli scioperi sindacali, attraverso alle masse italiane. Ecco, a questo punto la signora, no, la compagna prima faceva una domanda. Perché oggi si tenta ancora una volta di fare una legge di equiparare i partigiani e alla resistenza, no, e ai fascisti? Insomma, basta pensare che loro erano dall'altra parte, erano gli occupatori del nostro paese, erano alleati ai tedeschi, alle SS, quelli che torturavano, quelli che hanno fatto le stragi nel nostro paese, quelli che deportavano i ragazzi, i bambini, le donne, gli uomini, gli ebrei nei campi di sterminio. Ecco, questo qui è la storia. Dall'altra parte, in questi 60 anni, che cosa è avvenuto anche nel nostro paese? Abbiamo lottato per fare una forza di governo nel nostro paese e non siamo riusciti. A un certo punto nasce il governo Berlusconi, che è stato quello che trama e fa di tutto per insozzare la resistenza. Pensiamo ai libri di Panza, i libri di Vespa, quelli mascalzoni qua che scrivono delle cose che in parte le abbiamo vissute, in parte le possiamo dire anche noi che abbiamo avuto dei partigiani o chi per esso che ha fatto degli errori. Però questi errori sono stati pagati, i partigiani sono stati deportati, hanno fatto la galera, sono stati incriminati e queste cose le diciamo anche noi. Il problema di fondo, una colpa ce l'abbiamo anche noi, perché dovevamo reagire in partenza su queste cose. E oggi ritorniamo dopo 60 anni dove valorizziamo la resistenza, dove valorizziamo dopo 60 anni la liberazione del nostro paese, siamo di nuovo a combattere le stesse forze, perché le stesse forze oggi le abbiamo al governo. Tremaglia, ministro dei beni internazionali, che ha dei rapporti con tutti i paesi, rappresenta l'Inghilterra, l'America, tutti i paesi che hanno liberato il paese, lui è quello che la va a prendere ordine, a dare degli ordini. Ed era il fucilatore che fucilava i partigiani, che aveva fatto un manifesto dove chiedeva che i partigiani dovevano essere fucilati. E lui è un maggiore responsabile. Io finisco, avrei tante cose da dire altre, perché io sono stato uno, per salvare la mia famiglia ho dovuto fare il mio santino da morto. Quando ero a Montefiorino, attraverso una mia partigiana che era in brigata con me, che lavorava in una litografia, facciamo questa cavata, facciamo un santino da morto, che Mario era morto a Gombolo in combattimento, lo mandiamo al prete di Gombola, il prete di Gombola lo manda al prete del mio paese e i fascisti hanno saputo che io ero morto e così hanno lasciato stare la mia famiglia di 34 persone. Grazie. Mi chiamo Casiano Armando, sono un ex deportato, tanto per cominciare, però no, non vorrei credere che in Italia ancora si debba parlare di questa storia,
che vorrebbero passare questa storia da partigiani Brigate Nere. Perché io allora avevo 19 anni, 17 anni direi, il fascismo so cosa vuol dire, e il metodo, il sistema, il trattamento che poteva avere il popolo italiano sotto questa dittatura. E perciò voglio dire, questa è una cosa, è una cosa incredibile, che non lo vorrei credere, che ancora oggi, che questa gente che ha rovinato l'Italia, ha fatto la guerra, ha fatto un massacro del popolo italiano, che ancora oggi si deve parlare di questa cosa. Anzi, dovrei essere preciso che loro dovevano tirare avanti in un modo diverso la forze partigiane che hanno salvato l'Italia, hanno salvato anche dalle fabbriche, perché hanno salvato un po' il capitale, che anche dopo la guerra subito hanno cominciato il popolo italiano a lavorare, perché questi partigiani hanno salvato di questa e loro di queste cose non ne parlano. Questa gente penso che non abbiano scrupoli. Per me non hanno scrupoli nel senso che loro non sanno cosa vuol dire il fascismo. Specialmente la parte giovanile, i grandi hanno ancora l'interesse di parlare di questa cosa perché si vorrebbero salvare il danno che hanno dato al mondo intero. Si vorrebbero salvare, però loro di questo non ne vogliono parlare perché, ma i giovani non sanno. La medaglia la fanno da vedere da una parte sola, dall'altra parte non la fanno da vedere. Perché io sto guardando molte volte, mi piace vedere la storia per televisione, tanto per dire, ti fanno vedere la medaglia da una parte, dall'altra parte non te la fanno vedere. Non ti fanno vedere i campi di concentramento che hanno fatto loro, anche in Italia, in Jugoslavia, tutti questi. Queste sterminazioni che hanno riuscito a fare, e questo è il fascismo che l'ha portato a questo qui. Ecco, i ragazzi non sanno queste cose qui. Ecco, questo che mi dà il dubbio che diventa pericoloso, perché li fanno da vedere una cosa che non esiste. E allora nel momento che è venuto, diciamo, la liberazione l'8 settembre, che è venuto il sbandamento di questa Italia, che loro sono stati loro che hanno voltato la spalla alla Germania, a un certo momento ci siamo trovati in difficoltà perché non si sapeva il popolo che parte. Allora a quel momento si è formato le forze partigiane, le basi partigiane, a quel momento si è cominciato a fare una via, per me giusta, perché il fascismo sapeva già, nonostante che avessi, ero giovane, capivo che questa strada era la giusta per poter avere in Italia una giustizia, una pace, una libertà per tutti. E era per quello che loro questa la vogliono sterminare. Allora a quel momento anche la nostra famiglia è una famiglia grossa e pensava, e noi infatti Anzola nella nostra campagna abbiamo avuto una base partigiana, abbiamo cominciato a collaborare. Io e mio fratello abbiamo fatto la scelta direttamente proprio aderire a queste forze partigiane, però nel momento che noi dovevamo entrare nel vivo della resistenza è venuto questo famoso rastrellamento del 5 dicembre 1944. E nel momento noi siamo rimasti dentro in questa rete senza smaglie, senza che non si poteva più nemmeno avere informazioni, nemmeno avere dei suggerimenti di poter avere informazioni della famiglia. Eravamo già praticamente già sotto un ritmo di dittatura, proprio apertamente chiuso, in un ritmo chiuso. E il 5 dicembre noi abbiamo avuto questo il processo dalla Gestapo. E la condanna purtroppo è stata un po', e lì non si sapeva da che parte la condanna che davano loro. Una gran parte di questi qui partigiani, eravamo in 200 circa, sotto una pressione di botte, di diciamo così, una,
molte violente di questo processo, e la condanna è stata quella, una parte è stata quella che sono andate a morire, poi la fucilazione di su a Sabiuno, ma noi non si sapeva la condanna nostra qual era, perché era il momento che noi siamo partiti da Bologna, il 23 dicembre del 1944, destinazione ignota, non si sapeva da che parte si andava, però non si parlava magari di dire andremo a lavorare in Germania, si sentiva la voce che era là, questa qui, però è stata tutta un'altra cosa. Noi ci hanno mandato praticamente, in quel processo è stato un processo politico, perché in quel momento loro pensavano che noi fossimo dei comunisti, dei socialisti, comunque avversari alla sua continuazione della guerra, che lui, per quello che loro continuavano, diciamo i fascisti continuavano a combattere perché non sapevano, ma noi a quel momento eravamo dei sovversivi a questa e per quello che noi siamo andati a rifinire in questi campi di concentramento KZ, e lì è stata diciamo come schiavi a mantenere queste fabbriche, perché loro praticamente la Germania ormai era talmente tanto in guerra, talmente aveva già occupato tutta l'Europa quasi, non aveva più personale da poter mantenere le fabbriche, e noi eravamo i schiavi che dovevamo mantenere queste fabbriche. Però non è che si lavorasse in un ritmo umano, si lavorava tantamente in più, che era un ritmo di definizione. Noi avevamo, loro avevano un compito di dire, noi questi schiavi devono lavorare, devono rendere, però non devono vivere oltre. All'oltre il limite era il massimo era di 5 mesi. Ecco, questa è stata questa esperienza che io ho avuto in questo passaggio, io lo accenno ancora, e perciò a questa legge direi adesso veramente è una cosa incredibile, perché invece di fare una legge che appoggia la democrazia, alla libertà, le cose, invece vogliono sopprimere questa libertà che noi allora abbiamo cercato di dare a tutto il popolo italiano, perché penso che avremmo dato qualcosa in un modo o l'altro, anche rischiando la vita, a questa libertà, diciamo, questa democrazia, perché se non c'è libertà non c'è democrazia, non c'è niente, c'è la dittatura. E loro cercano che pian piano, con questo governo di Berlusconi, sta divorando tutta la costituzionale, sta divorando tutto per avere un patrimonio, ma anche un potere di sopraffazione, di, come devo dire, per dir meglio una parola che adesso mi viene, di dittatura, diciamo così, è quello che loro cercano di arrivare a questo qui. Mi dispiace però, dopo 60 anni, dover ancora parlare di questa cosa, dire che loro saranno i nostri nemici domani, perché dovremmo avere questo odio, anzi dovremmo avere invece, purtroppo l'Italia è diventata una politica odiosa, di odio, di personalità, insomma, odio che non si può più, io non riesco più a capire, non riesco a capire, non vorrei credere queste cose, perché è una cosa incredibile. Penso che io oggi, questa legge, penso che la protesta sembra che sia abbastanza forte, che noi siamo capaci ancora di avere l'antifascismo in mano, ancora ne abbiamo ancora, e questa forza la adoperiamo finché cerchiamo di riuscire di poter battere questa legge, perché è impossibile che l'AN devono passare questa legge, che sarebbe una cosa antistorica, completamente, diciamo così, completamente antidemocratica,
Tutto questo dovrebbe, ecco, noi dovremmo essere ancora all'altezza, però bisogna che ci muoviamo, perché la televisione purtroppo fa vedere solo delle cose che noi, io non vorrei vedere. Non vorrei vedere perché la informazione noi ne abbiamo poche. L'informazione l'hanno in mano loro e loro dicono, e purtroppo dico questo, perché l'Italia, tutte le famiglie, la televisione ce l'hanno. È un'informazione molto, molto propizia per... E allora tu lavori al di fuori, devi scannarti, devi parlare, riunioni, tutte queste cose, per sempre per andare a smascherare queste cose che dicono loro per televisione. È molto difficile. Allora penso che ancora l'antifascismo riesca alcuna volta a battere questa proposta di legge. Sono Righi Giorgio, nato a Bologna, partigiano della settima GAP. Io volevo dire che ci stiamo trovando in una situazione che non è una delle più belle, di fronte ai sacrifici che tutti i partigiani e le sue famiglie hanno dovuto incontrare durante questo nero periodo di cui loro comandavano il nostro paese. Erano periodi neri perché noi giovani, ai primi albori del mattino, ci trovavamo di fronte dei capi che ci facevano lavorare negli stabilimenti. Io mi ricordo 14 anni alla Ducati, 12 ore al giorno. Cominciavamo alle 7 del mattino, avevamo un intervallo verso le 10 di mezz'ora e poi si replicava la stessa musica fino alle 7 di sera. Alle 7 di sera veniva un altro ragazzo che mi sostituiva fino alle 7 del mattino e lavoravamo per i tedeschi. Quindi questi sono stati motivi fondamentali che mi hanno fatto prendere delle decisioni contrari ai metodi di cui loro avevano intenzione di applicare ad ogni italiano che doveva collaborare alla loro sporca guerra. Quindi la mia scelta fu quella di non farmi rastrellare, di non farmi incarcerare, e scelsi la montagna. Andai a finire nella Stella Rossa, eravamo 4 amici, ci recammo dietro un'informazione di un nostro compagno, a Gardelletta di Vado. Là ci dissero che c'era un barbiere che indirizzava più o meno nelle brigate i ragazzi che volevano disertare dagli impegni che avevano con il lavoro, con il sindacato, con i carabinieri, perché i carabinieri volevano sapere quali erano i motivi, perché noi non lavoravamo più, perché eravamo a casa e non volevamo collaborare col fascismo. E allora prendiamo questa strada, lassù incontrammo un prete, era Don Tomasini, che era il prete di Bolzanella, però lui, essendo il prete della Brigata Stella Rossa, girava, aveva tutti i punti d'incontro dove poter localizzare questi ragazzi che avevano il desiderio di salire in montagna per avviarli nei distaccamenti, nei vari distaccamenti. Noi, il primo incontro che avevamo con lui, ci disse: se siete venuti qui solo per cercare delle informazioni da portare ai fascisti o ai tedeschi, domattina vi fanno la buca e vi seppelliscono. Una cosa che ci lasciò un po' interdetti. Noi speravamo di andare in montagna a trovare i nostri amici ed essere utile alla lotta che stavano portando avanti. E difatti al mattino, mi ripeto, al pomeriggio il prete ci portò dietro un fienile e ci fornì di alcuni panini, pertanto arrivare all'ora di cena, che poi saltammo quando arrivammo su in questo distaccamento. Io mi ricordo che dormivo assieme a un russo che era un capitano, si chiamava Karaton, e a un altro mio compagno che era venuto su con me. Lì passato un po' di tempo nella brigata, ci adoperavamo a fare
qualsiasi cosa fosse necessario, perché noi eravamo i topi piccoli, io avevo 16 anni neanche. E allora al mattino i fornai, quando andavano giù a fare il pane da un contadino, ci invitavano ad andare giù da prima, perché c'era da amalgamare tutto questo pane, e allora così ci mettevano a gramare, perché là in dialetto dicevano: oh, ragazzi, venite giù e venite a gramare il pane. Facevamo il pane, e questo durò, non so, un periodo tot. Poi un mattino, intanto che eravamo giù là a gramare con i fornai, d'improvviso vedemmo entrare in casa, il piano terra, un cavallo con sopra un ufficiale tedesco. Erano saliti per cercare qualcosa da mangiare, pollame, maiali e la roba che avevano in casa i contadini, perché loro cercavano di depredarli tutti, perché così lasciavano la montagna e avevano campo libero loro di fare quello che le pareva. Allora noi sul prima rimanemmo tutti di stucco, perché vedere questo ufficiale entrare in cucina col cavallo. Allora io ero vicino a una finestrella, riesco a uscire dalla parte dietro e corro su in brigata e avviso i ragazzi. Vennero giù in un gruppo, li presero, si spararono, e il cavallo intanto, nella mischia che ci fu, preso una raffica, mi ricordo sembra un particolare che non me lo sono scordato, poverino. E poi di lì cominciamo ad organizzarci nel gruppo che eravamo, perché certamente sarebbero saliti altri a cercare questo maresciallo che era andato alla ricerca di qualcosa da mangiare, e ci stiamo preparando e organizzando per andare via, perché da lì a poco avremmo avuto un altro rastrellamento. E difatti così fu. Ci attaccarono in un gruppo, noi non facemmo in tempo a sgangiarci, ci sparammo, io ero così da ragazzino aiutante mitragliere, perché il mitragliere era un figlio della bidella dove abitavo io lì, al bel cantone, e aveva 20 anni. Allora, siccome io ero ragazzino, tieni su il nastro quando spariamo, i tedeschi intanto scaricano dai camion tutta la merce che avevano trovato lungo la sua avanzata in Russia, in Jugoslavia. C'erano degli Ustascia, dei croati, c'erano dei soldati russi che avevano fatto prigioniero, li avevano ubriacati e li mandavano davanti per carne da macello. I primi che arrivarono non accettarono di grado, perché le due mitraglie erano appoggiate in una posizione che il primo attacco lo respinsero. Allora cosa fecero? Si ritirarono. Si vede che l'ufficiale che comandava questi tedeschi, questa truppa, aveva un cecchino con lui, o non so quali fossero gli uomini che aveva, di individuare le postazioni dove c'erano le mitraglie. Io stavo parlando, eravamo dentro una postazione, io e questo ragazzo, il mitragliere, io stavo parlando con lui, poi di colpo sente che non mi rispondo, mi giro, aveva preso una schippettata in piena fronte ed era rimasto lì. Io a quel punto non sapevo più cosa fare. Rimasi lì tutto il giorno, fino al pomeriggio, intanto loro seguitavano a venire su, avevano un lanciabombe, due soldati, lo prendevano, lo portavano avanti, ritornavano indietro, prendevano la cassetta, cacciavano dentro a questo lanciabomba le bombe e di tanto in tanto salivano. Al pomeriggio, verso le 3, sento un frastuono addosso lì alla postazione, un tedesco prende una raffica da quelli che stavano resistendo sopra e cade dentro dove ero io. Mi insanguinò tutto e lo vidi lì davanti agli occhi a rontolare per un quarto d'ora, poi morì. E io rimasi lì tutto il pomeriggio, fino alla sera. Alla sera il mio pensiero più grande era quello di dire: adesso quando seppelliranno i morti, io non sono mica morto. Allora questo pensiero lo ebbi addosso tutta la notte. Poi più distante, sempre
finito il combattimento, perché loro ripiegavano. Alla notte loro ripiegavano, non stavano nel bosco, perché loro non conoscevano il bosco e sapevano che i partigiani invece giravano meglio di notte che di giorno, erano tutti montanari. Sentivo a distanza che c'era uno dei ragazzi che dormiva con me ed era rimasto ferito, che chiamava «Mamma mia turca, sta per morire!» E questo ragazzo mi mise in condizioni che, insomma, di una depressione che non sapevo più cosa dire, cosa fare. Io stetti dentro il buco fino al mattino. Quando il mattino cominciò a albeggiare, io avevo paura anche a alzarmi su, perché dico, se c'è qualcuno che sia rimasto dentro a un qualche buco e mi vede muovere, mi spara, era una paura grandissima. E poi mi decisi, quando mi alzai su, me ne accorsi che mi ero, scusate, cagato e pisciato addosso. Non me ne ero accorto. Allora scappai su, in mezzo a tutti questi compagni che erano rimasti lì feriti, morti, e raggiunsi la vetta del gruppo, la postazione in alto del gruppo. Quando arrivai lassù, c'era il cuoco che conoscevo, si chiamava Lucarini, e mi disse, beh, allora ti c'è il vesciolte? Ah, dici, sì, cosa volevi? Mi vuole un paio di braghe. Dice, beh, cosa te ne fai delle braghe? Poi mi sono cagato e bisciato addosso. Allora lì c'erano i due fornai che noi al mattino andavamo là a aiutare a gramare, e allora si misero a ridere. Oh, Cesare, Brando, vieni a vedere il tuo topo che si è cagato addosso, così mi prendevano in giro. Poi di lì a un quarto d'ora, intanto che stavamo lì parlando come organizzarsi, arrivarono sui tedeschi e noi fummo obbligati a sgangiarci andando giù dalla parte opposta del monte. Arrivarono su, occuparono, poi non so cosa fecero, perché noi andammo a finire fino dietro il fiume Reno, perché poi aspettammo la notte per attraversare il fiume Reno e andare al di là, perché sapevamo che c'erano delle brigate di partigiani. E allora rimanemmo in Barlaida, noi le chiamavamo la Barlaida, gli sterpi che sono dietro il fiume che ti proteggono, ti nascondono. Cosicché venne la sera, attraversammo il fiume Reno, quando arrivammo, eravamo in 14, quando arrivammo dalla parte di là, era un freddo che si gelava la stoffa addosso. Quando arriviamo di là non vedevamo l'ora e il momento di attraversare il fiume con le armi e le munizioni per aria. Ci imbattiamo in una colonna che si era fermata perché sopra c'era il ricognitore, che lo chiamavano Pippo, che stava cercando tutte le colonne che portavano i viveri al fronte. Rimanemmo lì un po' e poi decidemmo di andare in fondo alla colonna, girarla e andare su dall'altra parte. Trovammo i partigiani della 63esima brigata e ci aggregammo loro, andammo in casa da un contadino che ci asciugammo e rimanemmo lì nella brigata 63esima. Poi dopo di lì, anche dopo un periodo di tempo, venimmo attaccati e ci sbandammo, una parte si sbandò, una parte attraverso il fronte, altri gruppi andarono per conto suo, fecero delle altre compagnie. Io decisi di stare con il gruppo dei 14. Nel gruppo dei 14 c'era Calari Monaldo, c'era Bolero, era il comandante, Masetti si chiamava, e avevamo altri due commissari politici. Arrivammo tutta la notte, girammo, arrivammo a Monte Capra, che era su per Ceretolo, alla fine di Ceretolo, c'è il Monte Capra, rimanemmo lì in attesa che i partigiani della settima GAB di Bologna, che alloggiavano l'ospedale maggiore, dovevano venirci a prendere con il camion per portarci giù dentro l'ospedale maggiore. Aspettammo però al pomeriggio, quando arrivarono questi ragazzi, erano tutti ragazzi che erano stati a scuola con me, sopra il camion, l'autista, tutti e tre. Allora io chiesi al comandante se mi lasciava scendere giù a Bologna con loro. No, no, ma ci vengono a prendere stasera, andiamo giù tutti insieme. Allora io insistetti, perché da ragazzini così stare in compagnia forse il divertimento più grande.
Allora decisi di andare a parlare con Monaldo Calari, che era il commissario politico, e abitava lì al Belcantone, dove abitavo io, e mi conosceva da ragazzino. Sì, sì, facci pure, non ti preoccupare, ci penso io. E difatti io venni giù col cambio con loro, passammo davanti alla Fiat Gendarmerie sul ponte di Casalecchio, via Andrea Costa, andammo giù per la grada, quando siamo per andare dentro a Rivareno, prende un buco questo camion, rompe il semiasse dietro, così non riusciamo alla sera andare a prendere giù questi ragazzi, una parte di questi ragazzi che era rimasta lassù Montecapra. Allora ci dicono, andate un gruppo di voi altri che conoscete la zona, andate lì a Tripoli, al di là dal ponte che c'è sullo stradone per andare a Casalecchio, e poi cercate di parlare, di vedere se il barcaiolo riesce a portarli di qua. Perché si è rotto il camion, e difatti noi andammo lì, parlammo, ma c'era una piena che attraversava sopra il filo del barcaiolo per portarci di qua o andare di là, e decidemmo di lasciarli lì. Però io, parlando con loro, cercavo di averli istruiti perché non si spostassero verso Casteldebole, perché sapevamo che a Casteldebole c'era un forte gruppo di SS e battaglioni corazzati che avevano lì a Cerretolo, no, a Rigose. E allora, parlandoci così con la piena e il frastuono dell'acqua, non riuscimmo ad intenderci, perché poi c'erano due ragazzi che abitavano Casteldebole nella brigata lì, e allora si vede che le convinsero e andarono verso Casteldebole. Quando arrivarono a Casteldebole, al mattino furono attaccati, scoperti, furono attaccati e le ammazzarono tutti. Io mi ero salvato perché ero venuto giù il giorno prima col camion. Poi di lì, dai dentro all'ospedale maggiore, rimasi un po' di tempo, poi dopo, siccome eravamo in parecchi, mi mandarono di là nel distaccamento del macello, nel distaccamento di medicina. Lì venne il combattimento, anche lì combattemmo fino alla sera e poi andammo su per via del Navile, dietro il canale, arrivammo in piazza, su davanti alla camera del lavoro, perché lì avevamo un ferito sulle spalle, cercavamo aiuto per poterlo aiutare e difatti arrivò un camioncino che era quello che alimentava i gruppi d'azione partigiani in città, i GAP, che venivano da medicina e si chiamava Drago. Allora incontrammo lui e Mario e portammo questi feriti in via Andrea Costa, che c'era Villan. Era un ospedale dove avevamo dei compagni che aiutavano i partigiani feriti, li portammo lì e poi noi ritornammo indietro. Io ero rimasto ferito in una gamba, avevo preso due schippettate e decisi di andare a casa. Io abitavo all'angolo di via Don Minzoni, di fronte dove avevamo fatto il combattimento. Ma però dovevo andare a casa, perché non potevo rimanere così. Andai a casa. Quando fui a casa, che mi presentai da mio padre e mia madre, mio padre, da notare, era un uomo duro, che un uomo che nel 1923 l'avevano buttato fuori dalla ferrovia, era un fuochista che spalava il carbone dentro le caldaie col macchinista di fianco, e lui, perché non aveva accettato di prendere la tessera del fascismo, e dissero che poteva andare via, che alla fine del mese lo avrebbero licenziato. Mio padre era un sovversivo, era un uomo che di fascismo non ne voleva sentire. I fratelli, il padre, io abitavo la cooperativa del Belcantone, non volevano cambiare il nome, che era Malcantone, perché dicevano che eravamo tutti sovversivi, socialisti, anarchici e comunisti, cosicché io andai a casa. Quando fui a casa sentii alla notte, pensi, lo strano effetto che mi fece mio padre, che piangeva, perché sapeva che era rimasto ferito, ha capito? E di lì dopo, insomma, rimanemmo lì due o tre giorni a casa, io e mio fratello, e poi il gruppo di partigiani che si stava riformando di nuovo,
c'era uno di quelli che era venuto in montagna con noi, Bolide, che aveva il compito di riorganizzare un'altra volta i gruppi d'azione dopo il combattimento delle lame, e difatti io aderì subito con lui e andammo a finire in via Nazario Sciauro, nel magazzino di Bonavia Negri, e lì formammo una squadra di 14 uomini che alla notte andava fuori, operava nella città, cercando di mettere un po' di scompiglio nelle formazioni tedesche, nei fascisti che erano fuori di ronda la notte, così. Ma di lì un giorno io fui arrestato e mi portarono in via Borgolocchi, alla caserma delle Brigate Nere, fui arrestato davanti al cinema medica, fu una spiata, erano in 13 che mi aspettavano e mi fecero girare per Bologna, andare in piazza Cavour a prendere il tram per andare dentro alla caserma Borgolocchi, che mi sembrava che fosse arrivato il Giro d'Italia, tutta la gente aveva fatto la siepe lungo la strada. Di lì prendemmo l'autobus, il tram, e andai a finire alla Borgolocchi. Alla Borgolocchi lì mi interrogarono, chi mi interrogò era il maggiore Pincelli di Crevalcore, uno che ne aveva poche di spicce, mi picchiarono con l'innervo e mi svegliai il giorno dopo. Rimasi 2 giorni dentro allo stallaccio, perché era uno stallaccio che c'era il cavallo anche, e mi avevano buttato là dentro con altri 2 ragazzi che venivano da Imola. Poi di lì mi portarono all'ingegneria, alle scuole lassù dell'ingegneria, e là c'era il tenente Monti, che era dell'ufficio politico investigativo. Anche là mi fecero una serie di interrogatori, e poi, siccome non riuscivano ad ottenere niente, decisero un giorno di passare a maniera più forte. Erano gli ultimi tentativi che facevano ai partigiani per vedere se si decidevano a parlare. Allora io, quando arrivai all'ingegneria, avevo un compagno che era stato in montagna con me. Entrando dalla porta, al pomeriggio, vide che non mi guardava, evitava di parlarmi. Allora mangiai la foglia, che c'era qualcosa di poco rassicurante. E così venne la sera dormivamo per terra, uno vicino all'altro, mi disse: stai attento, non parlare, perché in mezzo a noi hanno messo della gente, perché vogliono imparare, capito, quello che non sono riusciti a sapere negli interrogatori. Allora lì l'ultimo interrogatorio che mi fecero me lo fece sempre il tenente Monti, Bruno Monti, era dell'ufficio politico investigativo, che mi diede poi in mano ad un'altra persona, si chiamava Biavati, che aveva un bastonatore che si chiamava Fedullo, adoperava il nervo. Anche lì un interrogatorio non tanto onesto, mi picchiarono, e poi l'ultimo tentativo che fece il tenente Monti con me, mi disse: guarda che domattina hanno deciso l'ufficio politico che ti fucilano. Come mi fucilano? Beh, ma io ho detto tenente tutto quello che sapevo. No, loro sanno che tu sei un partigiano della settima GAP, quindi è inutile che tu stia lì. Tu nascondi una verità che ce l'hai in corpo. Al mattino vengono a prendermi, ma io sapevo già tutto da quel compagno che era già dentro in precedenza all'ingegneria, e mi disse: stai attento che l'ultimo tentativo ti portano alla sua mezza costa, che hanno scavato delle fosse, ti mettono là col plotone di esecuzione e fanno una finta esecuzione, stai attento. Molti, vedendo la buca e l'ultimo momento, hai capito, si sono sciolti, hanno detto quello che volevano sapere. E difatti al mattino, verso le 7, vengono a prendere, mi incamerano e mi portano in mezzo al plotone di esecuzione là. Allora mi portarono davanti alla fossa che avevano scavato, mi fecero voltare con la schiena alla fossa, intanto lui mi parlava, il tenente Monti, intanto che mi parlava mi disse: hai già visto quello che ti aspetta? È inutile che stai lì a insistere. Se hai qualcosa da dire è il momento che tu me lo devi dire, perché sennò ti fucilano. Ma io non ho fatto niente, mi mise a piangere. E invece, in schiera, si schierarono per terra, sei per terra, sei in piedi, puntate prima,
puntate, mirate, esprimi l'ultimo tuo desiderio. No, no, tenente, guardi che io non ho niente da dire, ma io non ho fatto niente, avevo i documenti, lavoravo con i tedeschi, ma perché mi fate questa... perché mi fate questo sopruso? Giragli la schiena, perché è un traditore, lo fucilliamo alla schiena. Poi invece arrivò dietro, mi prese, mi diede un calcio nel sedere, vieni su, adesso quando sei su vedrai che ti sciolgo io. Dai su in ufficio con lui, invece mi diede una sigaretta. Poi di lì, il processo, quando siamo dentro all'ingegneria, al pomeriggio c'era il processo, si presenta, eravamo in tre, io, Turra Luciano e Serra Dante. Io ero più giovane, avevo 18 anni, ancora da compiere, l'altro ne aveva 19 e Turra ne aveva 20. Ci fanno un processo, il processo, noi ci mettono dentro a un recinto, ci danno un ufficiale, era un tenente della sussistenza, ci abbordò e ci disse: guardate ragazzi che io sono stato scelto perché il tribunale deve essere completo, allora voi, io chiederò il minimo della pena, chiederò clemenza a questo tribunale. Dopo un po' si presenta un maggiore cappellano, gli tolgono il cappello, la sua mantellina, le danno il cappello da presidente del tribunale, la mantellina con l'ermellino, e lui comincia a dire: ragazzi, voi siete stati riconosciuti di bande armate contro l'attuale Repubblica di Salò, siete stati coloro che cercano di buttare per aria tutto quello che il fascismo sta facendo contro gli americani, contro le truppe invasore, i negri. Pertanto siete riconosciuti di atti di guerra e di crimine contro la Repubblica di Salò. Pertanto questo tribunale vi condanna alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena. E di lì, io, finito questo processo, ritorno dentro la cella. Mia madre era 15 giorni che non sapevo dove ero. Allora mia madre, io avevo detto a un amico che avevo lì, che si chiamava Tomasini Walter, che doveva andare da mia madre a dirgli che io ero l'ingegneria, perché mia madre aveva cercato in tutti i buchi e non aveva trovato niente di suo figlio. E allora lo mandarono all'ingegneria, lei lo mandò all'ingegneria e mi disse... Le disse con mia madre: guarda che tuo fiol è là all'ingegneria. Mia madre venne all'ingegneria, venne a cercarmi, però le dissero: qui non abbiamo niente, noi dei prigionieri non ne abbiamo. Io ero dentro, c'era un finestrino che avevano tirato su un muro, dentro a una sala normale. Avevano solo fatto il muro, avevano improvvisato una cella. Allora io me ne accorsi, sentì la voce di mia madre, allora... Chiamai mia madre ritornò indietro, cominciò a insultarli: siete i delinquenti, avete mio figlio da 15 giorni, io non so dov'è, adesso lo voglio vedere, perché è là dentro, signora vada via, qui non c'è. Invece dopo arrivò un ufficiale e mi fece parlare con mia madre. Poi di lì mi mandarono a San Giovanni in Monte. A San Giovanni in Monte io avrei dovuto aspettare il momento di questa fucilazione, perché eravamo in 14. Invece non venne, perché mio fratello, conoscendo una ragazza che era diventata l'amica del maggiore Scheiber che comandava l'SS in via Santa Chiara, parlandole un giorno le disse che io ero in galera e che le cose non andavano bene, e lei le promise che una volta che fosse andato a San Giovanni in Monte mi avrebbe liberata. E difatti fu così. Quando io arrivai a San Giovanni in Monte... Un giorno votarono le carceri, era alla fine di gennaio, di febbraio, sì, alla fine di febbraio, votarono le carceri, portarono tutti i prigionieri verso Bolzano con i camion, e dietro avevano i sidecar con le mitraglie, noi li vedevamo quando le caricavano sopra questi camion. Noi rimanemmo lì, eravamo in un gruppo di 14, io ero giù,
a San Giovanni Monte, alla cella numero 8. Di fronte c'era un corridoio, di fronte c'era il numero 5. Al numero 5 c'erano altri 7 che erano stati condannati a morte, come me. Allora ho votato le carceri e noi al mattino ci aspettavamo la sorte peggiore. Eravamo condannati a morte, entrarono, ci dissero di fare fagotto, prendemmo le nostre tazze, i nostri cucchiai, prendemmo il pagliericcio e le portammo dentro la matricola. Quando fu in matricola ci diedero la nostra roba, ci caricarono sul camion, raggruppati in cerchio, seduti sul cassone, ci portarono in via Santa Chiara, a disposizione dell'SS. Io quando arrivai a disposizione dell'SS in via Santa Chiara, questo ufficiale che conosceva l'amica di mio fratello mi fece uscire, perché mio fratello le fece vedere i documenti che io lavoravo con i tedeschi, così. E tutto questo successe dopo che io fui arrestato. Però il giorno che io uscii dalla prigione, ritornai di nuovo in base, andai a finire in via Scandellara. Scandellara era una base di GAP, dove saltò per aria per un incidente. E tutto questo, volevo dire, è stato dovuto non all'aiuto della Repubblica di Salò, ma tutto questo è stato a discapito della Repubblica di Salò, che si sono create tutte queste formazioni contro il fascismo e contro questi delinquenti che hanno messo in condizione il popolo italiano di dover scappare per vivere sulle montagne, perché scambiavano gli italiani con un chilo di sale, 1.000 lire che portava informazioni. Se non aderivi ad essere operaio alle sue condizioni, con lo stipendio che loro decidevano, non lo decidevi tu, ma lo decideva quello scagnozzo del partito che ti portava alla stazione centrale a lavorare con loro o alla Ducati nelle officine, che se poi avessi avuto qualche momento di incertezza e non volevi lavorare per i tedeschi e per il fascismo, avevano creato anche all'interno delle aziende le carceri. Io ho lavorato dopo la guerra, 40 anni allo stabilimento Weber, e avevamo due celle dove gli operai che non erano d'accordo di collaborare lavorando 12 ore al giorno con il fascismo, le incarceravano e le mandavano in Germania per regalo finale. Pertanto io dico, se possiamo equipararci alle leggi che oggi Berlusconi sta cercando di fare passare, cosa dobbiamo dire a tutti quei compagni che sono morti? A tutte le sofferenze che le sue famiglie, i suoi genitori hanno passato avendo dei figli. Io quando vedevo la mamma di quel mitragliere che era di fianco a me, che era la nostra bidella, che la raccontavo che era morta di fianco a me, suo figlio Gastone. Se io interrogo di nuovo quella donna lì quando le dico che oggi i fascisti stanno cercando di andare al potere, di poter invalidare la lotta che abbiamo fatto noi, anzi biasimarla, pestarla, possono essere cose che un popolo italiano, un italiano che ha una certa coscienza, possa accettare? O c'è da ribellarsi, rivoltandosi contro queste istituzioni che non sono più istituzioni, ma sono atti di vergogna che noi non accettiamo. Grazie. Io sono Masi Alessandro, naturalmente non sono stato partigiano perché allora avevo 8 anni, però sono figlio di una famiglia di partigiani, mio babbo, mio fratello, mia sorella, tutti della Brigata Bolero. E quindi ho dentro di me tutto uno stato d'animo che me lo sono tirato dietro da allora, da quando vidi mio fratello il giorno della liberazione a fare la guardia nell'aia del contadino dove eravamo sfollati con il fucile, le due bandoliere. E lo ammirai tanto e lo invidiavo perché così avevamo vedevamo questi ragazzi, questi così che qualche volta di giorno, di notte sparivano
Comunque voglio dire, anche se non ho fatto il partigiano, voglio dire, ho tanti ricordi, tante cose che mi sono rimaste dentro di me che non possono mai scomparire. E voglio solo dire, io ho dei ricordi, non voglio parlare di ricordi perché non sono stato partigiano, ma ne potrei raccontare, però non ne voglio raccontare, voglio solo raccontare un particolare. Un ricordo di un repubblichino del mio paese, di Bazzano, io sono dello stesso paese di Mario Underlini, un repubblichino anche di una certa età già avanzata, che dalla piazza del paese andava verso, era davanti lì, che sbarava la strada che portava all'ospedale, passò una povera vecchietta tutta vestita di nero, di quelle sporte fatte con le foglie di frumentoni, no? Con dentro un fiasco di latte, lui la fermò, gli prese questo fiasco di latte in modo anche proprio molto cattivo, questa donna che imprecava, che diceva che lo doveva portare suo figlio che era all'ospedale, invece lui non ascoltò ragione, gli portò via questa frase, questo per dirti l'immagine che ho di questi repubblichini che mi ricordo nel mio paese, ce ne erano diversi che me li ricordo benissimo, anche quelli che con i pugnali alla mattina davanti a casa mia c'erano i partigiani, la notte avevano fatto le scritte contro i fascisti che il popolo si doveva ribellare, insorgere, e loro col pugnale che scalcinavano il muro per tirarvi queste scritte e altre cose. Però io voglio dire che, venendo al tema della nostra così, discussione, io penso che, come diceva qualcuno, non è tanto da non credere, che purtroppo è da tempo che va avanti questa politica di revisionismo nel paese, tentativo di infangare la resistenza, di stravolgere la storia. Ecco, io penso che veramente, come diceva, mi sembra prima, Gasiani e altri, viene quasi da non credere che sia vero quello che sta succedendo dopo 60 anni, purtroppo è vero. E mi viene da dire, come diceva ieri su Alampi il segretario dell'Alampi provinciale, domani in Parlamento si consumerà una delle ultime cattiverie di questo governo, cioè la proposta di questa legge famigerata di equiparare i repubblichini solo ai partigiani, che è una cosa veramente... Fa male a me che non sono partigiano, figuriamoci a loro che hanno combattuto, che hanno sofferto, e pensare, come diceva adesso Righi, cosa si deve dire ai familiari, a quei partigiani, a quelle persone, a quelle donne, a quei ragazzi che hanno dato la vita, perché oggi noi vivessimo in modo democratico e libero. Ecco, io penso che mi sento anche di dire che è vero che sembra che qualcosa si muova, però io sono convinto che purtroppo non c'è la risposta adeguata a questa situazione, che non è che sia nata oggi la situazione. È già da diverso tempo che va avanti questa cosa, per non parlare dell'ultimo, del tentativo dell'estate scorso, quando l'Alleanza Nazionale cercò di far passare questa cosa, poi dopo sembrava che il tutto fosse finito, invece è arrivata adesso questa sollecitazione. E poi dobbiamo anche ricordarci, anche se si dice che non è stato un fascista, però quando abbiamo un presidente del Senato come Marcello Pera, che è lui che ha messo all'ordine del giorno questa cosa con una certa sollecitudine, ecco, penso che queste sono le cose veramente gravi, che uno che ha giurato fedeltà alla Costituzione è quello che porta avanti delle proposte di legge che sono contro la Costituzione, sono illegali, e questa è la cosa che dovrebbe, secondo me, fare nascere un movimento tale nel Paese che non lo vedo. Per esempio, ieri siamo andati davanti al Sacrario, eravamo, non dico in 10 gatti, ma eravamo in 50 persone, ma così erano tutti ex partigiani, erano loro, dei sindaci della provincia, alcuni rappresentanti del comune, della provincia, però non c'era quella presenza che ci doveva essere, perché veramente qui stiamo sottovalutando una cosa che l'altro giorno hanno votato di stravolgere la Costituzione, e speriamo che,
col referendum si possa buttarla a mare. Oggi abbiamo questa iniziativa al bel cantone su questo tema, anche abbinato al discorso della proposta di legge sul Salò. Però voglio dire, non c'è secondo me una presenza, una presa di coscienza da parte di chi? Da parte dei partiti democratici del paese, quei partiti che allora permisero la vittoria della resistenza, perché come diceva qualcuno, non c'erano solo dei comunisti, c'erano dei cattolici, c'erano dei socialisti, dei repubblicani, c'erano dei monarchici addirittura, di tutte le forze, i popolari, insomma. Allora voglio dire, è possibile che non ci si renda conto del pericolo che c'è in atto oggi? Perché veramente qualcuno ha già cominciato a dire, ma adesso tanto, dato i tempi che ci sono, questa legge non verrà approvata alla Camera. Ma intanto c'è il rischio che venga approvata al Senato. Allora voglio dire, secondo me, io auspico che veramente ci sia una presa di coscienza da parte dei partiti, da parte del sindacato, perché parliamo troppo di contratti di lavoro senza renderci conto che se va a mare la Costituzione, passano queste leggi, i contratti non te ne fai niente, perché veramente si torna a un regime di... Io lo posso... Nel fascismo secondo me ci siamo già, perché quello che sta succedendo in tutte le leggi, basta le ultime notizie di ieri alla televisione, di quello che grazie alle sue leggi Berlusconi ha avuto di vantaggio nei suoi malefatti, voglio dire, questo è fascismo, non è democrazia questa qua. Allora io penso che tutti noi dobbiamo insistere, come diceva Gasiani, andare nelle scuole, parlare con i giovani e tirare per soffiare sul collo a chi siede nelle istituzioni pubbliche, perché ci sia veramente una presa di coscienza che queste cose non dobbiamo lasciare passare, perché veramente è un'offesa a chi ha dato la vita perché noi oggi fossimo liberi. Per informare come è nata la Repubblica di Salò. La Repubblica di Salò è nata dopo l'8 settembre, quando i militari da dentro le caserme scappano perché Badoglio ha detto che non siamo più alleati della Germania, ma siamo contro, la monarchia è contro all'alleanza che Mussolini ha stipulato con i tedeschi. Pertanto Mussolini viene incarcerato al Gran Sasso. Dopo un po' di giorni si vede che imparano che Mussolini è al Gran Sasso, il capitano Otto delle SS con una cicogna lo va a liberare e lo porta in Germania. Là in Germania riformano di nuovo il fascismo. Si vede che gli viene suggerito a Mussolini di scegliere fra tutti i prigionieri militari che avevano fatto nelle varie località e portati in Germania, se vogliono aderire alla Repubblica di Salò, che sarà una repubblica di volontari per affiancare i tedeschi nella difesa del nostro paese, continuando la guerra contro americani e inglesi. Cosicché, per dare delle agevolazioni a tutti questi militari che avevano aderito, ognuno li mandano nelle proprie città. E quando arrivano nelle proprie città, c'è da dire che molti scappano via, perché avevano fatto questo per rientrare in Italia, ma trovandosi poi nella sua città, disertano tutti. Cosicché quei pochi che rimangono sono i fedelissimi, sono quelli che aderiscono alla Repubblica di Salò, che viene fondata là a Salò con Bufalini, con tutti i grandi gerarchi. Valerio Borghese viene dopo, perché Valerio Borghese era un comandante della decima MAS. E allora, per acquisire un certo prestigio, aderisce anche lui alla Repubblica di Salò, dimostrando che tutti i soldati che aveva, tutta la truppa che aveva,
erano gente fedeli all'Italia e cominciano anche loro a fare rastrellamenti di partigiani dopo che si sono create tutte queste organizzazioni partigiane antifasciste, perché tutti i militari che dopo l'8 settembre disertano dalle caserme scappano via, la popolazione li aiuta, li veste come può perché non vengano arrestati, perché in divisa sono riconoscibili. Allora questi ragazzi cercano di un posto dove potersi nascondere per non essere preso dai tedeschi, che a sua volta o le fucilano o le mandano in Germania. Allora questi ragazzi cominciano a ingrossare le file dei partigiani. Così la Repubblica nasce con due scopi: uno per aiutare i tedeschi, due per dare la caccia ai disertori militari che dopo l'8 settembre avevano aderito al bando di Badoglio e del re. Così nasce la Resistenza e da quel momento la Repubblica di Salò diventa nemico del popolo italiano, in quanto deve andare a ricercare i disertori che hanno tradito i tedeschi, debbono cercare gli antifascisti che stanno organizzando brigate armate per combattere i tedeschi perché non facciano resistenza sul fronte. Così diventa tutta una disputa che noi fra italiani ci stiamo massacrando perché non intendiamo difendere i tedeschi dal suo presidio in Italia, e combattiamo allo stesso tempo la Repubblica di Salò perché loro sono dei fedelissimi nella difesa della guerra che stanno facendo i tedeschi. Per cui ci troviamo in una lotta di liberazione che diventa aspra, direi anzi assassina, perché non c'è rispetto da parte di nessuno, perché addirittura fra italiani, dopo, ad esempio, cito l'esempio di Bologna, dopo il combattimento delle lame c'era stato qualche partigiano, una partigiana in modo particolare, che aveva disertato, cioè l'avevano obbligata, l'avevano fatto prigioniera, l'avevano obbligata a girare per il centro di Bologna cercando tutti questi partigiani che avevano fatto parte del combattimento dell'ospedale maggiore, che lei aveva conosciuto. Pertanto, per dire, in questi momenti particolari si ammassavano uno con l'altro, perché quando questa donna vedeva uno dei partigiani o tale che simpatizzasse per i partigiani, lo uccidevano a vista d'occhio, tanto dire in Piazza Maggiore, fulmine e ciclone, tre militi della Brigata Nera attraversano la piazza, gli arrivano dietro, le sparano alla schiena, così che questa donna le aveva detto che erano partigiani. Altri partigiani, ad esempio Ognibene Aldo, viene riconosciuto girando per il centro di Bologna e viene massacrato dalle Brigate Nere, così senza dirgli chi sei, dove sei, sapevano già tutto loro. Quindi oggi, quando si parla di dire noi siamo come loro, no, noi siamo contro loro. Noi abbiamo fatto una guerra che voleva un po' almeno mitigare il danno che avevano dato a questo paese. Invece loro oggi cercano di parificarsi a noi dicendo che hanno salvato l'Italia. L'hanno rovinata. Le famiglie hanno dei figli di 20 anni, di 22, 23, sono morti in Africa orientale, che quando le mandavano la benzina, questi soldati che dovevano combattere, le mandavano dei fusti di acqua. I militari che andavano in Russia, che i gerarchi fascisti, i padroni di calzaturifici, li facevano delle scarpe con la metà suola di cartone, quando erano a contatto della neve, gli si apriva il davanti della scarpa imbarcando la neve, non girando. Queste sono tutte vergogne che dovete sapere del fascismo, che nessuno ha voluto dire, ma che
a quei tempi ci vedevano, non avevano i calzettini, avevano le fasce nelle gambe, hanno fatto delle cose inverosimili. A Bologna un chilo di sale per ammassare una persona. Voi pensate che andavano nelle famiglie, le prendevano la tessera perché non erano, non avevano aderiti alla Repubblica di Salò. La tessera voleva dire per una famiglia un etto di pane al giorno, 3 chili di maccheroni al mese. Era già un'indecenza dare così poco al popolo italiano, che poi glielo prendevi perché non aderiva alle sue indecenze che consumavano al riguardo del popolo italiano. Queste piraterie per la strada, loro giravano che facevano i leoni e gli altri guai, se tu portavi una scialpa in rosso t'affogavano. E erano diventati dei momenti che non si poteva vivere, mica essere fratelli, ma nemici, proprio per il modo vigliacco che usavano a riguardo dei suoi coetanei, i suoi amici stessi. Quindi come si può dire che accettiamo una legge di parificazione dei repubblicani di Salò ai partigiani? Ma i partigiani hanno sofferto, loro le loro famiglie, i partigiani hanno cercato di difendere quelle famiglie che i suoi figli sono morti in Africa, sono morti in Germania nei campi di concentramento, sono morti sul fronte russo, 100.000 gavetti di alpini sono morti perché le scarpe non le reggevano più, perché i gerarchi nel paese avevano bisogno di profitto e non gli interessava di questi ragazzi se avevano 20, 22, 23 anni che morivano in Russia. Questo è il fascismo e noi dobbiamo parificare la nostra lotta alle loro indecenze. È una vergogna.